Leonardo da Vinci, 1452-1519. Madonna con il Bambino e Sant'Anna, 1510 circa. Olio su tavola, centimetri 168x112. Parigi, Musée du Louvre. La tavola conservata al Louvre risale al primo decennio del Cinquecento. Probabilmente iniziata a Firenze, fu continuata da Leonardo durante il suo secondo soggiorno a Milano e portata in Francia. Venne acquistata dal cardinale Richelieu, che la donò a Luigi XIII. Il dipinto deriva da un cartone, oggi perduto, che l'artista eseguì a Firenze nel 1501. Il cartone, che venne esposto pubblicamente e visto da Michelangelo e Raffaello, che nei primi anni del Cinquecento si trovavano nella città toscana, era la rielaborazione di un primo cartone, realizzato alla fine del primo periodo milanese ed oggi alla National Gallery di Londra. Il dipinto propone il tema di Sant'Anna con la Madonna e il Bambino. Rispetto al cartone di Londra, non compare San Giovannino. La Madonna, raffigurata con la veste rossa e il manto blu, secondo la consueta iconografia, è seduta sulle ginocchia della madre Sant'Anna e si sporge verso il piccolo Gesù che sta giocando con un agnellino. L'opera, che mostra tre generazioni, è ricca di simbologie. Dal grembo di Sant'Anna nasce Maria e da lei nasce Gesù, da cui rinascerà il mondo. L'agnello simboleggia l'Agnus Dei e prefigura il sacrificio di Cristo per l'umanità. Leonardo dispone le figure entro uno schema piramidale ed imprime alla Vergine un deciso movimento verso l'esterno, che viene bilanciato dalla salda posa di Sant'Anna. I volumi sono modellati attraverso un dolce sfumato. Il passaggio graduale e impercettibile dall'ombra alla luce è ottenuto mediante la tecnica a velature, che consiste nel sovrapporre strati di colore molto diluito a tonalità più intense, che vengono messe in risalto. In perfetta armonia con il gruppo in primo piano, un paesaggio di rocce e acque si perde in lontananza. Leonardo rende l'evanescenza dell'atmosfera attraverso la prospettiva aerea, che riproduce le distanze tramite le gradazioni di luce, nitidezza e colore. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Tondo Doni, 1504-1506. Tempera su tavola. Diametro centimetri 120. Firenze, Galleria degli Uffizi. Michelangelo dipinse il Tondo Doni tra il 1504 e il 1506, prima di essere chiamato a Roma da Papa Giulio II. L'opera, oggi conservata agli Uffizi, fu eseguita per il ricco mercante fiorentino Agnolo Doni e sua moglie Maddalena Strozzi, probabilmente in occasione del loro matrimonio, o forse per la nascita della figlia Maria. Negli stessi anni la coppia aveva commissionato due ritratti a Raffaello. La tavola rappresenta la Sacra Famiglia. La Madonna, seduta a terra e con un libro appoggiato sulle gambe, si volta verso Giuseppe, il quale le porge il Bambino che gioca con i capelli della madre. In secondo piano a destra, dietro un muretto, osserva la scena San Giovannino, riconoscibile per la veste di pelle di cammello e la piccola croce. Sullo sfondo, su un rilievo roccioso, cinque giovani nudi attendono di essere battezzati. Maria, seduta sulla nuda terra, riprende l'iconografia medievale della Madonna dell'Umiltà. La Sacra Famiglia rappresenta il mondo cristiano, i nudi quello pagano. San Giovannino fa da intermediario e dona la salvezza dell'anima con il battesimo. Michelangelo riprende da Leonardo l'impianto piramidale e lo arricchisce con un movimento a spirale che articola dall'interno il blocco compatto della Sacra Famiglia. L'andamento elicoidale si accorda alla forma circolare del dipinto, seguita anche dalla disposizione a semicerchio dei nudi. Attraverso un sapiente uso del contorno e del chiaroscuro, Michelangelo tratta i corpi in maniera scultorea, conferendo loro grande plasticità.
I colori vivaci e squillanti influenzeranno il pontormo e la pittura manierista. Raffaello Sanzio, 1483-1520, Madonna del Cardellino, 1506 circa. Olio su tavola, centimetri 64x45. Firenze, Galleria degli Uffizi. La tavola, oggi agli Uffizi, fu dipinta da Raffaello attorno al 1506, durante il suo soggiorno a Firenze. L'artista la eseguì in occasione delle nozze tra Lorenzo Nasi, ricco mercante di panni di lana, e Sandra Canigiani, esponente dell'alta borghesia fiorentina. Vasari racconta che nel 1547 il crollo del soffitto di casa Nasi provocò la rottura del dipinto in 17 pezzi. I frammenti furono accuratamente ricomposti dal pittore Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. In primo piano al centro sono ritratti la Madonna con il Bambino e San Giovannino, patrono di Firenze. La Vergine, seduta su di una roccia, interrompe la lettura per guardare con tenerezza i bambini che giocano. San Giovannino tiene in mano un cardellino che il piccolo Gesù accarezza con sguardo melanconico. Il cardellino è simbolo della passione, poiché le spine dei cardi, la pianta di cui l'uccellino si ciba, alludono a quelle della corona inflitta al Cristo prima della crocifissione. La scena si svolge in uno spazio naturale, piacevole e accogliente. Le figure, disposte a piramide, si accordano armonicamente con il paesaggio, che si stempera sullo sfondo e che risente dell'influsso della pittura leonardesca. Gli esili alberelli alleggeriscono la composizione e ne accentuano la verticalità. Nel disegno predominano morbide linee curve, evidenti nel volto ovale di Maria e nei corpi teneri dei bambini, che Raffaello rende con un tenue sfumato. La scena è pervasa da una serenità dolcemente pensosa. Nelle tre opere, le figure si inseriscono all'interno di uno schema piramidale, trovando un reciproco accordo. Tale schema compositivo dona solennità e accentua la monumentalità dei gruppi. I personaggi sono concatenati tra loro da gesti spontanei e delicati e da una serie di sguardi intensi ed espressivi.